Lui è Lele, un dolcissimo Labrador, giovane, anche se non hanno saputo dirci la sua età precisa, dovrebbe essere sui 3 anni circa. È triste la sua storia perché lui, prima di finire qui, viveva libero e accudito da un signore. Lui è un altro cane, uno spinone bianco, finito anch'esso in canile, purtroppo. E a un certo punto cosa è successo? Che questo signore non è stato bene, le persone hanno segnalato i cani in pessime condizioni e così glieli hanno tolti e li hanno portati a vivere qui, in questo brutto posto. Lele è buonissimo, bellissimo, un cane abituato al contatto umano che all'improvviso si trova a vivere nell'inferno, nell'isolamento, perché questi box microscopici sono singoli, e nella noia. Non fa movimento. Quando è arrivato sì, aveva la rogna, era magro. Ora sta un po' meglio, però ad esempio ha delle ferite qui alle zampe, delle piaghe che non possono rimarginarsi perché in questo posto, come potete vedere, è sempre sporco e bagnato, anche quando si pulisce, in quanto la superficie del pavimento è irregolare e si annida di tutto. Guardate che amore di cane. Ma secondo voi può rimanere in canile un cane così? Un Labrador, poi lo sappiamo come sono i Labrador, buonissimi, cani da famiglia. Invece lui, se non gli diamo la giusta visibilità, rimane per sempre in questo posto orrendo, in questo inferno. Se qualcuno pensa di potergli dare una vita felice, chiami, non esiti, perché non c'è da pensare qui, non c'è da chiedersi se è sano, non è sano, come, con chi va d'accordo, con chi non va d'accordo. Sì, noi vi possiamo dire tutto, ma chi osserva certe immagini dovrebbe pensare solo a portarli via di qui, punto e basta. Lele, noi ci abbiamo provato oggi, speriamo bene. Buona fortuna, patatone, si vede che sei buono comunque. Questo basta e avanza per portarti via di qui. Ciao piccolo.